Ma vuoi mettere la pace, il silenzio della natura? Per tutto il resto, senza fare pubblicità, ci sono contanti e carte di credito. Benvenuti in quest'altro commento alle letture della domenica. Rimaniamo sulla stessa tematica di domenica scorsa e forse aggiungiamo qualcosa in più. Partiamo dal libro del Siracide, il libro stupendo, vi prego, se avete la pazienza, anche in 30 giorni, in un mese, prendetene un pezzettino e leggetelo di seguito. Come va in voga oggi, vi illuminerà. Per cui si afferma che il rancore, l'ira, l'odio verso il proprio fratello non solo fa diventare il peccatore ancora più peccatore, ma come puoi sperare che pregando il tuo Dio lui ti possa guarire, ti possa purificare dai tuoi peccati. Questa assonanza tra il rapporto orizzontale che noi abbiamo con i nostri simili, il nostro prossimo, e anche il proprio Dio ci fa ricordare che il vivere in pace, quella unione, quella condivisione serena e in armonia ci fa stare necessariamente bene anche nel rapporto con il nostro Padre. E da qui faccio un salto al Vangelo di Matteo, perché domenica scorsa non ho voluto menzionare il fatto che quando due o tre sono riuniti nel nome del Padre Celeste, allora lì Dio è con loro. Proprio per tenere unita domenica scorsa con questa. Qua il perdono diventa non un obbligo, non un comandamento, ma letteralmente uno stile di vita. Ed è tra le cose più difficili che l'uomo può realizzare. Vivere il perdono diventa una sorta di condono dei propri errori. Vivere il perdono significa avere quella giusta pietà e quel giusto rispetto verso tutti. Difatti la parabola di Matteo ci ricorda come chi ha ricevuto un perdono deve fare altrettanto, altrimenti quelle tue azioni e quel tuo desiderio di non usare misericordia, di non usare amore verso il prossimo, si ritorceranno contro di te. Concludo con la lettera di San Paolo, in cui vivere e morire in realtà sono appartenenza a Dio. Non che Dio decide proprio i tempi del nascere e del morire, ma come la scintilla della vita che noi abbiamo è comunque un volere di Dio, lasciato nella nostra disponibilità, nella nostra libertà. È un legame, è un rannodo che ci dimostra come noi siamo desiderati, siamo accompagnati e siamo raccolti da Dio fin negli ultimi stadi della nostra esistenza. E ce lo dice Paolo, che ha compreso la portata di quello spirito che chiama alla vita, di quel Dio che ci indica la strada migliore, la strada più giusta. E sarò banale, il sentiero dell'amore. E allora quando questa parola, che comunemente noi accettiamo immediatamente, ma poi praticamente poniamo tutte le giustificazioni, tutte le scuse più inimmaginabili per non perdonare e per serbare quell'odio e quella rabbia, ecco, facciamo ammenda di tutti i nostri piccoli grandi errori nella mancanza del perdono. Perché molto spesso anche noi dobbiamo essere perdonati e sicuramente non sappiamo né come chiederlo né come implorarlo. Perché il perdono ci conduce alla libertà e alla serenità interiore che ci fa diventare questo mondo un po' più bello. E allora, come sempre, ricordate, buona domenica.